al di là del risultato, direi oggi ottima prova del Pescara. Sì, è quello che mi aspettavo, sono contento per i miei giocatori perché veniamo da un periodo particolare, difficile, però io ero martedì, anche nonostante il risultato ero soddisfatto di quello che mi avevano dato. Mercoledì, nella chiacchierata che ci siamo fatti, ero ancora più convinto che la strada è quella giusta, e oggi hanno dimostrato di fare una partita importante, una partita difficile in un campo difficile. Siamo stati attenti su tutte le situazioni, sia in possesso palla che non in possesso palla. Quindi oggi vado via da qui con grande rammarico, perché abbiamo lasciato 2 punti che alla fine li potevamo portare a casa. Epifani, tanti segnali importanti da questa partita, c'è stata la prestazione, tanta determinazione, anche intelligenza calcistica, soprattutto da parte di Brugman, ma da tutti i suoi ragazzi, e anche un pizzico di sofferenza nel finale. Lo sapevo, non dovevamo prendere il secondo gol, anche se lo voglio rivedere perché una palla poteva essere fuori gioco. E sapevamo che loro erano dei tiratori a fuori area, abbiamo preso un gol che dispiace prendere, e poi sapevo che gli ultimi 8 minuti poteva diventare una battaglia, però anche lì abbiamo dimostrato di avere determinazione, fame e attaccamento alla maglia che gli chiedo giornalmente. La nota positiva di oggi, non so se tu sei d'accordo, una squadra che nelle ultime settimane aveva fatto una gran fatica non solo a segnare gol ma a tirare nello specchio della porta delle formazioni avversarie, oggi ha segnato 2 reti ma ha avuto anche tante occasioni, c'è stato un cambio netto sotto questo punto di vista. Paolo, il lavoro, io credo molto nel lavoro, c'è una grossa umiltà e con loro ci lavoro quotidianamente, sto cercando di entrargli dentro per cercare di tirare fuori tutto quello che hanno. Questi ragazzi sono i primi a essere abbattuti quando le cose vanno male, e io devo cercare di tirarli su, di fargli tirare fuori cose che in questo momento magari nessuno poteva pensare di avere, perché la determinazione, la voglia di combattere, di essere un muro contro una squadra che ha giocatori importanti, sono forti nel gioco aereo, e noi oggi abbiamo concesso pochissimo, quindi di questo sono contento. Però chiusa questa parentesi di oggi, bisogna continuare a migliorare, continuare a diventare ancora di più squadra, e sono convinto che questa è la strada giusta. Il Pescara meritava sicuramente la vittoria. Il cambio di Carraro con Pettinari, noi abbiamo visto che forse la squadra si è un po' abbassata, o abbiamo visto male? Assolutamente no, il cambio è stato fatto perché Stefano era stanchissimo. In quel momento ho alzato Brugman, perché secondo me Brugman in quel momento poteva prendere una palla fra le linee, ci poteva fare un contropiede importante. Ne abbiamo avute 3, purtroppo le abbiamo sbagliati, e poi è entrato Carraro che è un ragazzo bravo, forte di testa, e in quel momento ci serviva uno che si abbassava insieme alla linea, che si soffriva fino alla fine, infatti alla fine ha salvato una palla di testa, quindi ero convinto che potevamo ripartire e fargli il terzo gol. Purtroppo abbiamo preso quel gol che ci dispiace, però rimane la prestazione, rimane la determinazione che ci stiamo mettendo adesso. Hai detto di essere rammaricato per questa mancata vittoria, il gol del pareggio dell'Avellino è arrivato a 4 minuti dal termine, una tiratina d'orecchie a Valzania che al 5° minuto del secondo tempo ha fallito quel gol, poteva arrivare la rete del 2-0 che probabilmente avrebbe messo la partita su binari diversi, è stato autore di una grande prova Valzania, però se avesse segnato quel gol ora forse staremmo a parlare di un'altra partita. Ma ne parlavo proprio con Luca 5 minuti fa nello spogliatoio, purtroppo capita di sbagliare, l'ha voluta chiudere la palla invece di tirarla dritta per dritta. Però oggi a Luca Valzania penso che gli si può fare solamente gli complimenti, perché ha fatto una partita, ma come lui hanno fatto una partita eccelsa tutti quanti. È quello che pretendo da loro, che ci mettono attaccamento, che ci mettono voglia di fare, che ci mettono anche intelligenza durante la partita. Perché poi Valzania che non ci sarà tra l'altro domenica per gli impegni con la nazionale. Non ci sarà, chi giocherà al posto suo sicuramente si farà trovare pronto. Però in questo momento mi interessa il gruppo e quello che ci può dare risultati immediati. Contro l'Empoli alla prossima ci vorrà questo Pescara o anche qualcosa in più? Ma sappiamo di incontrare la prima della classe, la squadra che viene da 16 risultati utili consecutivi, quindi la prepareremo bene, ci dobbiamo mettere l'ardore e la determinazione che ci abbiamo messa oggi, preparando una partita sapendo che loro giocano in maniera diversa dall'Avellino, e cercheremo di farci trovare pronti e speriamo di avere anche il supporto dei nostri tifosi. L'ultima, Massimo, cosa hai pensato
quando è arrivato il gol del 2-2 della formazione di casa, stavi già pregustando questa vittoria? Sarebbe stata la tua prima vittoria da allenatore del Pescara in Serie B, ci sei arrivato davvero ad un passo. Ma in quel momento non sto pensando a questo, mi è dispiaciuto per la squadra, perché se passavamo quella palla su quella respinta che eravamo un po' messi male, magari portavamo a casa il risultato, però rimane oggi la prestazione. Quando io mercoledì gli ho chiesto ai ragazzi delle cose importanti all'interno dello spogliatoio, le risposte me le hanno date sia martedì e specialmente stasera, quindi io sono contento. E ho detto ieri in conferenza stampa, quando c'hai i ragazzi che ti danno la grande disponibilità come la stanno dando loro, io sono contento e determinato a cercare di risollevare il più presto possibile questa squadra. Davvero l'ultima Epifania, almeno per quanto mi riguarda, l'abbiamo già chiesto a Perrotta, tanta pioggia, ma anche i cori dei vostri sostenitori sono arrivati fin qui in 170. Guarda, i tifosi della curva sono venuti domenica, sabato scorso prima di Parma, e hanno fatto un gesto importante, ci stanno vicini, ci stanno aiutando, e loro sono encomiabili. Io sono di Pescara, li conosco bene, mi auguro che domenica sia veramente il 12° uomo in campo, perché di loro abbiamo bisogno, ma più che mai in questo momento.